E ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ebbene, benvenuti a questo video. Ma chi è che mi suona? Oggi doveva arrivare qualcosa. Vado a vedere chi è che mi suona. Oh, mi è arrivata questa cosa qua. Non so che cos'è. Questa cosa qua è un Funko Pop, ma mi hanno detto di stare attenti ad aprirlo. Adesso guardo davanti chi è. Oh, oddio, è proprio questo, guardate! Stitch! Mi è arrivato Stitch. Mi avevano detto che doveva arrivare una cosa di stare attenti perché era dentro a una teca e di stare molto ma molto attenti. Perché poteva capitare qualcosa, poteva, se scappa, può capitare qualcosa. Speriamo che riesca. Adesso lo tiro fuori con calma, stando attenti perché se succede qualcosa, ne va via, scappa. Poi dopo riprenderlo, chi è che lo riprende? Eccolo qua, facciamo piano piano, speriamo che non succeda niente. Già continua a tremare e non va bene. Guardate, guardate, guardatelo, guardatelo. Si è arrampicato già qua e... Scendi, scendi. Non vuole scendere. Adesso dovrò accudirlo e vi farò vedere un paio di volte dei video che ci saranno su YouTube. Quelli corti. Perciò vedremo come andrà questa teca con dentro Stitch. Come andrà, se succederà qualcosa nei giorni. Bene, adesso... Ebbene ragazzi, come abbiamo visto, abbiamo adesso Stitch da tenere qua dentro e stare attenti di non farlo uscire. Guardate com'è fatto benissimo. Davvero bellissima la teca con il Stitch che è per aria, che sta arrampicando e si sta arrampicando. Devo stare attento di non farlo uscire. Sapete, non devo farlo uscire perché mi hanno detto ti arriverà dentro una teca. Un nome in codice mi è arrivato con un nome in codice con scritto devi tenerlo d'occhio e non farlo uscire dalla teca. Questa qua è la sua teca che è dentro questa qua, dobbiamo stare attenti di non farlo uscire. E con questo, come potete vedere con Stitch, da ora in poi vedrete mini video anche di Stitch, perché proverò a farlo uscire, proverò a cercare di non far che succeda qualcosa con Stitch. E con questo è tutto e come sempre ci vediamo al prossimo video.